Però facciamo anche un applauso a loro, che hanno bisogno. Bene, grazie a tutti. Scusate lo spostamento e poi il ritardo dell'inizio, ma il Presidente del Consiglio è arrivato adesso da Milano, ci teneva a essere con noi e credo che la sua presenza qua oggi sia davvero la prova che la cosa che oggi presentiamo, il compimento di questo percorso, è un impegno, una sfida non soltanto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ma è davvero una sfida del governo complessivamente. È una riforma, è una sfida di cambiamento che innova profondamente il sistema museale italiano. La nomina dei direttori, adesso dirò brevemente, è l'ultimo passo di un percorso. Tra le varie articoli di critica ho letto che non si comincia dai direttori, non abbiamo cominciato dai direttori, abbiamo completato il percorso della riforma con i direttori. Il percorso è cominciato un anno fa, partito da una considerazione: l'Italia ha una grande cultura della tutela del patrimonio, ha le strutture capillari delle sovrintendenze, ha una legislazione molto forte, molto antica. Da questo punto di vista è un paese avanti, è un modello per molti aspetti, ma l'Italia ha perso nel tempo molto molto terreno dal punto di vista della valorizzazione del patrimonio museale. Anzi, c'è stato un dibattito molto ideologico, tardi ideologico, che ha teso a rappresentare la tutela e la valorizzazione del patrimonio come due cose contrapposte tra di loro. In realtà non è così, sono due facce della stessa medaglia. Una buona tutela crea le condizioni per valorizzare, una buona valorizzazione fa trovare le risorse per fare tutela. E quindi siamo intervenuti nella riforma del Ministero profondamente, dividendo le funzioni di tutela dalle funzioni di valorizzazione. Resterà il collegamento, naturalmente, come naturale, tra strutture dello stesso Ministero, ma i musei avranno un percorso autonomo, distinto dalle sovrintendenze. Il quadro che abbiamo trovato un anno e mezzo fa, ne abbiamo parlato a lungo questa mattina, abbiamo fatto una riunione di 8 ore molto importante, di domande, di chiarimenti, di approfondimento dei singoli aspetti. Io all'inizio ho rappresentato ai 20 nuovi direttori il quadro che abbiamo trovato quando siamo arrivati. I musei statali, i luoghi della cultura dello Stato, più di 400 come sapete, non esistevano giuridicamente. Anche i grandi musei italiani, dagli Uffizi a Brera, Capodimonte e tutti gli altri, erano uffici diretti da un funzionario alle dipendenze gerarchiche della soprintendenza e del soprintendente, senza autonomia contabile, senza potere di firma, senza nessuna capacità decisionale, senza bilancio, senza statuto. Abbiamo pensato che bisognava intervenire profondamente in questo. Le soprintendenze oggi si occuperanno soltanto di tutela, in particolare dopo la fusione tra soprintendenze e beni artistici e tra soprintendenze e beni architettonici, si occuperanno di tutela del territorio. I musei dipenderanno da una direzione generale musei, che in Italia non c'è mai stata. Ogni museo, anche quelli non autonomi, avrà un bilancio, avrà uno statuto, avrà un funzionario delegato, avrà una sua autonomia contabile dentro le regole della contabilità pubblica. Dentro questo percorso, che quindi punta a valorizzare le nostre strutture museali, abbiamo scelto, con una norma approvata un anno fa, nella conversione del decreto Art Bonus, abbiamo scelto di immaginare un percorso alternativo alle normali regole della pubblica amministrazione per l'assunzione di 20 direttori dei musei autonomi. Cosa vuol dire autonomi? Vuol dire che rispetto agli altri musei, che dipenderanno da poli museali regionali, quindi strutture apposite del Ministero che si occuperanno solo di musei, i 20 musei avranno autonomia fiscale, autonomia contabile, autonomia amministrativa, gestiranno direttamente le entrate. Pensate che un anno e mezzo fa il quadro che abbiamo trovato era che i musei, tutti i musei dello Stato, che vendessero 5.000 biglietti o 50.000 biglietti, per loro era assolutamente ininfluente, perché tutte le risorse andavano a finire in un unico capitolo del Ministero dell'Economia. È capito un meccanismo di totale disincentivazione. Questa cosa l'abbiamo già cambiata durante quest'anno. Oggi i musei ricevono i biglietti che hanno venduto. I musei autonomi avranno un bilancio che sarà gestito di entrate, di trasferimenti del Ministero, ma di entrate proprie. Avranno autonomia gestionale. Ogni museo, come nel modello europeo, avrà uno statuto. I musei autonomi avranno un consiglio di amministrazione, un comitato scientifico e dei sindaci revisori dei conti. Insomma, ci mettiamo con molto ritardo sulle linee
che nell'organizzazione mondiale, nell'ICO, l'Organizzazione Mondiale dei Musei, sono state indicate da molti decenni come punto di riferimento per le istituzioni museali. Arriviamo in ritardo, ma come è stato detto, spesso l'Italia lo fa, colmiamo quel ritardo superando molti altri paesi. Noi abbiamo fatto tanti incontri in preparazione con i musei, i direttori dei musei russi, oltre che con i ministri della cultura anche a Milano, i direttori dei musei americani, i direttori dei musei francesi, tutti hanno capito che abbiamo recuperato un ritardo, in qualche modo mettendo una freccia di sorpasso e superando molti altri paesi. È la prima volta che un paese fa una selezione pubblica internazionale aperta per i 20 più grandi musei del paese. Questa cosa è stata accolta nella comunità internazionale come una grandissima novità. Sapete che hanno fatto domanda a 1200 persone, ne sono state selezionate dalla commissione di altissimo livello, presieduta dal Presidente Baratta, che qua lo ringrazio, una selezione di 105 mi pare, che hanno fatto un colloquio. Anche qui ho letto altre sciocchezze, del tipo è durato soltanto un quarto d'ora il colloquio, ma non è che ai direttori dei musei dovevamo chiedere, sapete dirci chi è Giotto o dov'è la Cappella Sistina? Non era un esame, era la presentazione da parte del direttore brevemente delle idee che aveva in mente per candidarsi alla gestione di quel museo. E da quello sono uscite le terne, dalle terne, in un meccanismo abbastanza incrociato, sono usciti i 20 nomi di oggi. Noi abbiamo imparato dai giornali il giorno dopo quante erano le donne, quanti erano gli uomini, quanti erano gli stranieri e quanti gli stranieri, gli europei e quanti erano gli italiani. Quanti gli italiani, perché davvero abbiamo guardato i curriculum come si deve fare in un paese che guarda avanti, e credo che lo scossone, anche il dibattito salutare che c'è stato, perché guarda, avrà aiutato agosto, ma è davvero la prima volta che un tema così di nicchia, che è apparso come di nicchia nel passato, cioè i criteri per scegliere i direttori dei musei, non ha interessato gli addetti ai lavori, ma ha interessato l'opinione pubblica. Se ne è parlato durante l'estate nelle persone, forse anche sotto gli ombrelloni, i media hanno dato molto spazio. Davvero credo che anche questo sia una cosa importante, riavvicinare al patrimonio. Oggi abbiamo fatto una riunione in cui abbiamo onestamente rappresentato la situazione ai 20 direttori, la conoscevano già perché sono tutte persone che o italiani che hanno lavorato all'estero o persone di altri paesi che conoscono profondamente non solo la lingua italiana ma anche la storia dell'arte italiana e il nostro patrimonio museale, sapevano queste condizioni, ma gli abbiamo rappresentato da dove si parte. Siamo all'inizio di un percorso di grande cambiamento. Io credo che sia un pezzo del cambiamento del paese e che noi abbiamo davvero la grande possibilità contemporaneamente di adempiere al dovere costituzionale dell'articolo 9, tutelare il patrimonio storico e artistico della nazione e promuovere la cultura, contemporaneamente facendo diventare un investimento in questo settore un grande contributo alla crescita del turismo culturale, alla crescita complessivamente dell'economia italiana. È un'opportunità che non vogliamo perdere. Noi a voi vi ringraziamo di avere accolto questa sfida e davvero lavoreremo come squadra. È un concetto che è emerso molto questa mattina. Ed è il concetto base su cui lavoreremo, l'autonomia dei musei, autonomia scientifica e gestionale, ma non rinunciare anzi a lavorare come sistema. Io vedo sempre queste noiose classifiche dei musei in base al numero dei visitatori e tutte le volte c'è scritto nessun museo italiano tra i primi 10 del mondo. Vorrei dirlo così chiudiamo, non ci sarà mai un museo italiano tra i primi 10 del mondo. Perché il museo più grande, gli Uffizi, hanno il numero chiuso, sono già al massimo della capienza. Il paragone è impossibile, gli Uffizi sono 12 volte più piccoli del Louvre quando si paragonano il numero di visitatori. L'Italia è diversa da altri paesi che hanno un grande museo nazionale, come il Louvre, la National Gallery, altri musei nel mondo, musei in cui sono arrivate raccolte da tutto il paese o da tutto un continente. L'Italia ha la forza nel suo sistema. 4.000 musei, più di 400 musei, luoghi della cultura dello Stato. Se sapremo lavorare, come ci siamo impegnati tutti a fare questa mattina, come sistema, valorizzando l'autonomia, ma anche valorizzando la forza di questo sistema unito, non c'è paragone nel mondo, non c'è museo che regga il confronto in quanto importanza delle collezioni con le collezioni dello Stato italiano, in quanto numero di visitatori. L'anno scorso, anno di crisi, i soli musei dello Stato, quindi il 10% di quelli del paese, hanno superato la barriera dei 40 milioni di visitatori, hanno fatto 2 milioni 600 mila visitatori più dell'anno scorso, e 40 milioni vuol dire più dei 5 più grandi musei del mondo messi insieme. Mi pare che questo basti per far capire che forza possiamo avere se lavoriamo come sistema, se valorizziamo questa cosa straordinaria, che l'Italia non è una città o un grande museo, ma l'Italia è davvero il paese delle 100 città d'arte, dei 1.000 borghi, dei 4.000 musei. Con questa prospettiva davanti, lavorando come squadra, credo che potremo fare molta strada insieme. Matteo. Signor Ministro, caro Dario,
cari direttori, cari direttrici, cari direttori, autorità tutte, giusto il tempo di tre brevissimi pensieri, preceduti però dalla gratitudine al ministro Franceschini, al presidente Baratta, a tutti i loro collaboratori per questa intuizione e seguiti da un grande in bocca al lupo ai nuovi direttori. Prima considerazione molto rapida, la cultura al centro del dibattito politico, ricordava il ministro Franceschini. Può sembrare banale, può sembrare un tema dettato semplicemente dalla fase agostana della discussione politica. Non è così. Noi vogliamo che la cultura non sia periferica, ma sia al centro della scommessa sul futuro dell'Italia. Perché non abbiamo semplicemente da valorizzare con una frase vera, ma ormai trita e ritrita, il grande patrimonio artistico culturale. Non abbiamo soltanto da dire quanto è grande e bella la nostra tradizione, ma abbiamo un'emergenza di fronte a noi. Ed è l'emergenza della ragione stessa dell'appartenenza di una comunità e ad una comunità. Mi spiego meglio in 30 secondi. Noi oggi stiamo vedendo le ragioni ideali dell'appartenenza a una comunità, penso su tutti alla comunità europea, all'ideale europeo, profondamente messe in crisi, profondamente messe in discussione. Non è un singolo problema la questione immigrazione o la questione terrorismo o la questione economica. È proprio l'idea dell'appartenenza che viene messa in discussione. Vale per l'Unione Europea, vale per tanti altri grandi contenitori di speranze e di ideali. Bene, per noi la cultura è la ragione d'essere della nostra comunità e della nostra convivenza, che non vuol dire semplicemente un'opera d'arte, una biblioteca, un archivio o, perché no, un asilo nido o un centro di arte contemporanea, ma è quel patrimonio di valori che tiene assieme un popolo. La cultura per noi è questo. Rimetterla al centro della discussione politica significa dire che la grande scommessa sull'identità nazionale ed europea si fa recuperando nel nostro passato le ragioni profonde per lo stare insieme oggi. È questa la sfida del Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo e di conseguenza è la sfida del Governo. E allora da questo punto di vista ci sono poi tutte le ricadute economiche, i ritorni turistici, gli aspetti più legati ai numeri e alle statistiche, ma quello che ci muove è innanzitutto l'idea che la cultura sia al centro di tutto. In quest'estate noi abbiamo visto più volte una discussione, ad esempio, sull'attacco e gli attacchi terroristici all'Occidente. Spesso è stato colpito un museo, spesso è stato colpito un luogo di culto, spesso è stato colpito un edificio scolastico. Perché? Perché il terrorismo sa benissimo quali sono i punti identitari di un paese, di una storia, di un'esperienza. Dunque, primo pensiero, cultura come centro di tutto. In questo luogo così bello possiamo ridircelo e segnarlo come valore costitutivo della sfida italiana. Poi naturalmente non sarà sempre semplice poter affermare questo concetto, ci saranno sempre le riforme o le emergenze, le questioni della contingenza politica a prendersi le prime pagine, ma per noi, per il nostro governo, lo ha detto molto bene Dario, questa è la priorità assoluta. Secondo punto, i musei. Declinazione non esclusiva, ma certo importante, di questa idea di cultura. Noi abbiamo una grande sfida davanti a noi. È l'idea di allargare con un bando pubblico, chiamare coloro i quali erano intenzionati a fare una domanda, 1200 domande, 105 candidature, la scelta che è stata fatta. È un percorso molto interessante, non toglie niente alla qualità di chi ha servito fino ad oggi lo Stato a guidare i musei, che voglio ringraziare. Prendete il posto di autorevolissimi professionisti cui siete spesso legati da sentimenti di amicizia, di stima e che comunque hanno fatto un grande lavoro a servizio del Paese. Tuttavia esiste una priorità oggi nella gestione museale, che è quella di riuscire ad affermare un modello di museo che sia un pochino più vicino al modello di museo tipico del mondo, soprattutto occidentale, e del mondo, direi, per molti aspetti anglosassone, non soltanto francese, e un pochino meno all'idea tradizionale del museo italiano, che è meravigliosa. Io ho fatto il sindaco in una città che ha qualche museo.
Il punto è che non c'è più la fruizione museale che ha caratterizzato la nascita di quegli edifici. Non è più soltanto a disposizione di un'elite selezionata che magari fa il grand tour e che segue le città tradizionali e che quindi già è preparata e conosce già ciò che si aspetta di vedere e quindi non ha più bisogno di un'intermediazione o di un diverso livello organizzativo. I musei dell'Ottocento, i musei e anche della prima parte del Novecento si sono rivolti spesso a una elite selezionata di persone. I fruitori erano persone molto spesso decisamente colte, in grado di conoscere e riconoscere le grandi opere d'arte. Oggi è diverso. Oggi il museo è un'esperienza nella quale l'opera d'arte deve comunque essere in grado di dirti qualcosa, di darti qualcosa. E lo puoi fare attraverso un modello organizzativo e gestionale più legato, lo spiegava bene il ministro Franceschini, a criteri di autonomia, di organizzazione diversa, meno di rigida organizzazione burocratica dal livello centrale, e contemporaneamente però deve essere in grado di riaffermare gli stessi valori. Dicevo di una città, la mia città, che nasce dalla grande intuizione di una donna, perché se non ci fosse stata l'elettrice palatina, che nel suo testamento, o meglio nel legato che segna la fine dell'esperienza dei Medici a Firenze, decide di lasciare tutto il patrimonio della sua famiglia, tutto il patrimonio di Firenze alla città di Firenze, o meglio allo Stato, discussione fatta quando facevo il sindaco, allo Stato per il godimento dei cittadini e dei forestieri. Quella donna aveva capito molto prima di tanti altri la straordinaria valenza e validità della cultura. Il godimento dei cittadini per il miglioramento della qualità della vita, perché la cultura aiuta e serve a questo, e anche la capacità di accogliere turisti, i forestieri, così li definiva l'elettrice palatina. Ecco, oggi il museo ha bisogno di ripensare se stesso, il modello organizzativo di un museo deve essere più efficiente, deve essere più capace di innovare. E questi 20 professionisti che il ministro ha scelto nella terna consegnatagli dalla commissione hanno sicuramente esperienze di grande profilo ed hanno una grandissima responsabilità. Avranno da noi tutto il supporto, tutto il sostegno, ma hanno una grande responsabilità, perché su di loro sta la sfida della possibilità di portare per mano i musei italiani nello spazio inquietante ma affascinante del futuro. Terzo e ultimo pensiero, un pensiero per il Paese. Noi stiamo vivendo un momento straordinariamente interessante in Italia. È come se fosse tornata la fiducia. La fiducia economica, certo, ma la fiducia economica, lasciatemelo dire, è una componente importante, ma paradossalmente secondaria. La fiducia, che è la vera riforma strutturale che ci attende, è la fiducia non del voto parlamentare, è la fiducia delle persone, delle donne e degli uomini che pensano che questo Paese non abbia già esaurito tutte le cartucce. Ci sono stati dei mesi, degli anni in cui si è pensato che l'Italia fosse finita. Io sono convinto che avvicinandosi in uno dei 20 musei, da Taranto, che voglio citare per prima, perché la realtà culturale di Taranto è una realtà preziosa per noi, per mille motivi, fino agli altri grandi edifici museali, fino alle altre grandi sfide che ciascuno di questi valorosi professionisti dovrà affrontare. Bene, da Taranto a tutte le altre città emerge una richiesta, una domanda, che è quella di tornare a credere che l'Italia non è un paese finito. Chiunque di voi entrasse in uno di questi 20 luoghi si rende conto di quale straordinaria potenza e bellezza siamo in grado di sprigionare. È necessario che questo elemento di fiducia arrivi ai cuori dei nostri concittadini. È necessario che tutti insieme, lo Stato, nella sua variegata pluralità di forme, sia in grado di dare un messaggio di speranza, di rinnovato, non semplicemente ottimismo, ma di rinnovata credibilità in ciò che possiamo fare. Io ci credo molto. È un momento nel quale davvero i dati economici, finalmente dopo 3 anni, invertono il segno, il meno diventa più, un po' in tutti gli indicatori, nella produzione industriale, nell'occupazione, nel PIL, nel turismo, ma anche e soprattutto nella presenza nei musei, nel numero di biblioteche. E io credo che questo sia un punto molto molto importante per il nostro futuro. Allora,
Caro Dario, signor Ministro, cari tutti voi, credo che siamo di fronte a una grande sfida, che non è soltanto quella di far funzionare meglio i nostri musei, certo anche questa, ma è quella di restituire all'Italia l'orgoglio e la consapevolezza di essere l'Italia. L'orgoglio e la consapevolezza di essere un paese che non si piange addosso, ma che se fa il proprio mestiere, se adempie al suo compito, è nelle condizioni di essere un punto di riferimento per i propri ideali, per i propri valori, per la propria qualità, anche a livello europeo. E Dio solo sa quanto abbiamo bisogno in questo momento di ritrovare degli ideali e dei valori anche a livello europeo. In bocca al lupo. Grazie Presidente. Dunque abbiamo pensato di fare così anche per il ritardo. Cinque domande, c'è il microfono e poi chiudiamo la conferenza stampa. Naturalmente i direttori dei musei resteranno qua per faccia a faccia personali. Buonasera, Paolo Conti del Corriere della Sera. Una domanda al Presidente, al signor Presidente del Consiglio. Lei ha molto efficacemente descritto qual è l'obiettivo di fondo, cioè questa idea della identità e dei valori. Ora le domando, non la prenda come una polemica, è semplicemente un dato di fatto, se lei pensa da ministro, da Presidente del Consiglio, ciò che disse in una certa stagione a Firenze sul ruolo delle sovrintendenze, ovvero lei da Palazzo Chigi ha cambiato opinione sul fatto che le sovrintendenze possano essere un freno allo sviluppo del paese o pensa a qualcosa di differente? Lei ricorderà quella mia dichiarazione, peraltro prolungata, non fatta una sola volta, e che si riferiva a una serie di procedimenti burocratici che hanno più volte bloccato l'azione e l'attività delle amministrazioni locali. Procedimenti e provvedimenti burocratici che gli stessi rappresentanti delle sovrintendenze contestavano allora, ancorché costretti dalla legge a eseguire. Se la domanda è rispetto alla qualità delle donne e gli uomini che io ho incontrato nella mia esperienza di sindaco all'interno delle sovrintendenze, le dico che ho incontrato fior fiori di professionisti. Se la domanda è rispetto alle procedure che lo Stato mette in atto, le dico che no, che non ho cambiato minimamente idea, tanto è vero che abbiamo cambiato le leggi, che abbiamo cambiato le regole del gioco. Noi siamo per la tutela, per un grande investimento in tutela. Vorrei che la tutela diventasse un elemento anche da esportare da parte dell'Italia. Nella diplomazia culturale stiamo lavorando molto perché si possano formare giovani professionisti nei nostri istituti, nei nostri centri. Quindi io sono assolutamente un sostenitore della necessità di investire sulla tutela, ma contemporaneamente su una chiarezza di procedimenti, per cui se uno presenta una domanda non può stare 2 anni ad aspettare la risposta. E da questo punto di vista le innovazioni che abbiamo già prodotto ai regolamenti e alle leggi penso che vadano nella giusta direzione. Buongiorno, visto che Conti ha interrogato il Presidente del Consiglio, interrogerò il Ministro. Volevo chiedere, se queste famose terne prima o poi saranno rese note o no. E l'altra cosa, l'unico punto in cui i 20 direttori bravissimi dei musei che sono stati scelti non hanno autonomia è quello del personale. E il personale è sempre stato un problema del Ministero dei Beni Culturali. L'ultima mi pare che sia l'assenza del funzionario archeologo da Pitti, Uffizi che sono pieni di statue. Ecco, lì cosa pensa di fare il Ministro? Grazie. Dunque, le terne, certo, le terne saranno assolutamente rese pubbliche, il procedimento a tutti i criteri di trasparenza e quindi l'atto di nomina quando sarà firmato, sono due procedure diverse, quelli di prima fascia un DPCM e gli altri un decreto del direttore generale dei musei, nel provvedimento sarà indicata la terna, non c'è nessun mistero. Il meccanismo delle terne è anche stato motivato dal fatto che la commissione ha indicato la stessa persona in più terne, quindi abbiamo dovuto scegliere e anche alcuni hanno avuto dei colloqui, alcuni hanno declinato l'offerta. Sulla seconda cosa, noi operiamo dentro le regole della pubblica amministrazione, non posso fare rivendicazioni seduto a fianco del Presidente del Consiglio, ma noi sappiamo perfettamente che il mio ministero, come altri ministeri, non è che siccome si occupa di cultura
Non possiamo risparmiare sulle bollette della luce, sugli affitti, sul gas, su alcuni sprechi o cattiva gestione di personale. Quindi diamo il nostro contributo alla spending review. Quello che difendiamo è le spese per il funzionamento degli istituti e per i contributi esterni al mondo della cultura. Da questo punto di vista, le regole attuali impediscono di fare nuove assunzioni anche nell'ambito delle proprie capacità assunzionali se prima non si è assorbito il personale delle province. Noi abbiamo approvato una norma in sede di conversione del decreto enti locali che ci consente di andare a scegliere nel personale delle province professionalità, archeologi, architetti, storici dell'arte, archivisti, bibliotecari, perché vogliamo rafforzare le competenze tecniche in questo ministero, contemporaneamente anche cambiando un po' di regole. Quando io così do un elemento, quando io leggo che mobilitazioni o problemi, per esempio per sale chiuse nei musei per assenza del numero di custodi, noi siamo l'unico paese al mondo che ha un parametro unico in Italia, ne parlavamo con i direttori oggi, introdotto negli anni in cui la regola consentiva poi di fare assunzioni. E quindi la regola era finalizzata a fare assunzioni. C'è un parametro unico per tutti i musei, indipendentemente da come sono fatti, indipendentemente da che cosa espongono, fra numero di custodi e numero di sale. Quel parametro è privo di senso, quindi noi lo cambieremo e affideremo ai direttori dei musei la responsabilità di decidere anche in base alle nuove tecnologie, agli strumenti di videosorveglianza. Quindi si possono fare operazioni intelligenti di spending review contemporaneamente, io questo lo sto chiedendo con insistenza, rafforzando le competenze tecniche in questo ministero, perché noi abbiamo per esempio tra gli archivisti un patrimonio enorme, un'età media di 59 anni. E quindi fra qualche anno, se non c'è turnover, ci troveremo gli archivi senza persone in grado di guidarli. E quindi, insomma, io ripeto, contributo totale alla spending review, difesa come mio dovere del mantenimento e del rafforzamento delle competenze tecniche dentro il Ministero. Grazie. Non fa rivendicazioni mai, Franceschini, come sapete. Bravo. Sapete, non fa mai rivendicazioni. Hanno sempre a vuoto, quindi. Io sono Silvia Lambertucci dell'Agenzia ANSA, buongiorno. Io volevo rivolgermi al Presidente del Consiglio, se mi consente, Ministro, perché visto che abbiamo aperto col discorso del personale, che è un discorso molto importante per la cultura, anche in tema di futuro e di giovani, di volano, se la cultura deve essere un volano per l'economia, dovrebbe essere anche un approdo occupazionale per i nostri giovani. E allora la mia domanda scende su termini un po' terra-terra economici. Intanto le chiedo, siamo in fase di legge di stabilità, come saranno i fondi per la cultura quest'anno? E poi tornando su questa questione dolorosa del personale, mi chiedo, è vero, questo ministero ha un'età media per gli archivisti a 59 anni, ma per tutti i circa 19.000 dipendenti del ministero non è molto più bassa, si parla 56-58. Allora c'è un problema anche di passaggio di competenze, di formazione dei giovani. Il turnover è bloccato come in tutta la pubblica amministrazione, ma voi che come governo state molto puntando sulla cultura, state pensando a una deroga per la cultura, volendo puntare, state pensando a degli interventi per poter rendere possibili delle assunzioni di giovani in questo ministero? I temi dei numeri della stabilità saranno noti dopo il DEF. Il DEF verrà, il quadro di aggiornamento del DEF verrà deciso venerdì prossimo, che è il giorno 18, e sarà consegnato come da normativa entro il 20 in Parlamento. Chiarito il quadro DEF, si aprono, diciamo, più o meno 25 giorni, perché entro il 15 ottobre la legge di stabilità deve essere presentata in sede di Senato, e questo spiega anche la tempistica delle riforme. Quindi quando tu poi entri nella discussione del Senato interrompi la discussione parlamentare sugli altri argomenti, questo rende ragione della data del 15 ottobre anche sulle riforme. In ordine, quindi, non anticiperei niente e lascerei volentieri al Ministro nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, le singole iniziative, sulle quali peraltro egli vi ha già a lungo intrattenuto, dalle iniziative già partite a quelle che ancora dovranno essere messe in atto. Rispetto al personale, io credo che si ponga un tema importante di scelta strategica, di una sorta di piano del personale che dobbiamo fare a livello di pubblica amministrazione. Le do un dato, so che può sembrare un dato un po' alto. Nell'assestato del bilancio, cioè nel bilancio che è già stato votato
Le spese di personale della pubblica amministrazione italiana crescono tra il 2015 e il 2016 da 87,3 miliardi a 89,5 miliardi. Che vuol dire? Vuol dire che al netto della sentenza della Corte Costituzionale, che pure pone il tema dello sblocco dei contratti per i dipendenti pubblici, già adesso noi abbiamo un aumento di denaro per il personale di 2,2 miliardi di euro. Naturalmente si tratta di una cifra che riguarda non soltanto la cultura, ma che riguarda tutto il mondo della pubblica amministrazione, a cominciare dalla scuola, sulla quale, come sapete, abbiamo fatto un investimento, ma non soltanto sulla scuola. E allora che cosa voglio dirle? 89 miliardi su un bilancio complessivo di 800 miliardi non è una cifra così drammatica come si crede, circa il 12%, è una cifra in media rispetto ai parametri dei nostri amici e colleghi paesi europei. Purtuttavia io credo che esista uno spazio di, non dico razionalizzazione perché sembra diminuzione, ma di intervento intelligente. Giustamente magari non hai bisogno in tutte le sale di avere un singolo custode che magari sta anche un po' stravaccato sulla seggiola, le parlo per l'esperienza, diciamo, dei musei comunali, metto la mia, ma potrei fare altri, diciamo, parlo da ex sindaco. Hai bisogno probabilmente di, con una gestione diversa, qui saranno i direttori dei musei a decidere, forse di avere uno in più all'opificio delle pietre dure o alla biblioteca nazionale. Ora in questo caso faccio riferimento soltanto a Fiorentino, ma potrei parlare di la biblioteca nazionale di Roma o di altri istituti. Cioè è necessario capire laddove servono gli investimenti sul turnover e laddove invece si può fare un ragionamento diverso. Quindi questa divisione mi porta a dire che il ritornello, c'è bisogno di persone, non ha senso. Abbiamo bisogno di tecnici del restauro perché è una realtà che dobbiamo valorizzare di più e che possiamo anche presentare all'estero come una delle caratteristiche nostre della diplomazia culturale italiana, così la chiama giustamente Dario e sulla quale sta lavorando anche col ministro Gentiloni, e magari abbiamo bisogno di ridurre il numero degli amministrativi in alcune realtà perché con l'innovazione tecnologica non c'è più bisogno di avere un certo numero di funzionari amministrativi. Ecco, l'ho fatta un po' lunga, ma la risposta è: il turnover si può anche mettere in discussione, o meglio, le modalità stringenti del turnover, ma per farlo è necessario avere un quadro d'insieme. Ci affidiamo anche alla capacità dei dirigenti per quello che riguarda i musei e dei direttori generali del Ministero per quanto riguarda le singole istituzioni per capire laddove servono davvero nuove persone. È evidente che bandire un concorso per 30 tecnici del restauro è un qualcosa che riempie il cuore di gioia per tutti coloro che si occupano di restauro, ma è anche un'occasione professionale. Farlo per tanti altri amministrativi forse, secondo me, ha un po' meno senso. Abbiamo ultime due domande. Grazie, buonasera. Io volevo fare una domanda al ministro Franceschini. In realtà io sono Raffaella De Santis di Repubblica. Lei ha detto che appunto la commissione, che erano polemiche inutili quelle sul tipo di esame fatto dalla commissione Baratta, in realtà è la lunghezza dell'esame. Io la mia domanda è molto semplice: nei musei anglosassoni che voi avete citato i direttori vengono scelti dopo molti colloqui e anche personali e dopo una serie di selezioni legate al museo stesso, fatto dal consiglio d'amministrazione, dal vecchio direttore, eccetera. La sensazione, ma probabilmente mi sbaglio, è che in questo caso metterne 20 tutti insieme possa essere stato, possa sembrare un po' frettoloso. Volevo semplicemente che ci dicesse due parole in più su questi criteri di selezione. Grazie. Beh, normalmente l'accusa alla politica è di essere troppo lenta, è la prima volta che sento dire che siamo troppo veloci e quindi questo mi mette una certa soddisfazione. Non avevamo alternative perché mentre negli altri paesi il sistema è a sé state, quindi i direttori vanno a scadenza secondo le scadenze dei singoli musei, quindi si può fare quel tipo di procedura, noi avendo avviato la riforma e avendo anche degli obblighi imposti dalle scadenze fissate dai decreti ministeriali e dalla legge, abbiamo chiesto alla Commissione di affrontare complessivamente questa. È chiaro che è un precedente che probabilmente non si ripeterà
nemmeno in queste dimensioni, perché via via le scadenze potranno essere differenziate, potranno entrare altri musei, dipende dai numeri della disponibilità dei dirigenti che avremo nelle varie operazioni di riorganizzazione del Ministero, di spending review, e quindi andremo verso un sistema che è il più possibile europeo, ma il passo è andato in quella direzione e peraltro la selezione è avvenuta. C'erano dei criteri selettivi di ammissibilità e difatti non tutti i 1200 li avevano, sono stati selezionati curriculum e quindi non parlavamo di sconosciuti, parlavamo di persone il cui curriculum è la prova principale. Non c'era nemmeno nessun obbligo di fare quel colloquio nelle procedure, si poteva scegliere come si fa in una gran parte di procedure selettive semplicemente sulla base del curriculum, delle pubblicazioni. La commissione ha ritenuto in modo autonomamente, in modo a mio avviso intelligente, di avere un colloquio in cui non era un esame. Sarebbe stato anche offensivo, guardate chi ho attorno, fare un esame. Era semplicemente la presentazione delle idee che, candidandosi alla guida di quel museo, quel singolo candidato direttore aveva per quel museo. Questo è avvenuto e ha funzionato bene e mi pare che il risultato sia più che soddisfacente. Buonasera, sono Duilio Giammaria di Petrolio. Una domanda generale riguardo appunto questo enorme progetto di riforma. Quali saranno, e quindi c'è una parte più politica che chiederei al Presidente di corrispondere e forse anche al Ministro. Ti dico sempre, io sono Ministro tecnico, quindi... Sì, esatto, quindi va benissimo se riusciamo a formularla diversamente. Massimo di 2 anni, questa frase sarebbe la Quali sono i criteri che avremo noi osservatori dei media, ma in generale l'opinione pubblica, di valutazione di questa riforma? Cioè, quando potremmo dire che la riforma ha funzionato e come potremmo essere in grado di valutare l'effetto di queste, delle loro singole capacità, diciamo, no? In generale, spesso abbiamo a che fare con dei temi di riforma che a volte sfuggono all'opinione pubblica. Quanto è possibile valutare l'effetto e quanto potranno poi questi straordinari esponenti della cultura essere valutati, insomma, non solo dai tecnici ma anche da occhi esterni come l'opinione pubblica? Dunque, naturalmente abbiamo anche immaginato, previsto dei meccanismi di valutazione, ma vorrei dirlo a scanso di dubbi, non è che la capacità di una direzione museale, di una gestione museale, è unicamente rapportata al numero di visitatori. Questa è una sonora sciocchezza, e quindi ci sono vari elementi. Uno è la gestione del bilancio del museo. Un altro tema di cui abbiamo parlato stamattina è la capacità di fare fundraising, crowdfunding, cioè finalmente abbiamo approvato l'art bonus esattamente per questo, non solo per le imprese ma anche per i cittadini. Sono musei del mondo che vivono con le donazioni di singoli cittadini, quindi la capacità di avvicinare le persone al patrimonio, c'è un valore pedagogico oltre che economico in questo. C'è il recupero, altro tema che stamattina abbiamo affrontato molto, della capacità dei nostri musei di riprendersi la progettazione scientifica. Guardate che quello che è avvenuto nell'impoverimento delle strutture e anche insomma il fatto che fossero ritenute quasi marginali, che è avvenuto in questi anni in Italia, che molto spesso la progettazione scientifica, che mostre fare, che tipo di rapporti tenere, che scambi fare, è finita in mano ai concessionari. E non è rimasto in mano ai direttori dei musei, e quindi quello che abbiamo chiesto a loro, e hanno tutte le competenze per farlo, è riprendersi in mano la progettazione scientifica. Poi si fanno le gare, ma le gare per fare la mostra o per gestire il bookshop o i laboratori didattici viene fatta su un progetto scientifico del museo. Le nuove regole che abbiamo approvato prevedono che farà le gare Consip, e quindi trasparenza, finire con tutti i concessionari in proroga che insomma caratterizzano il sistema museale italiano, mettere trasparenza nelle gare, affidarsi ai privati, ma affidarsi ai privati sulla base di una progettazione scientifica fatta dal museo, fare ricerca. Un buon museo fa ricerca, fa formazione, fa studio e contemporaneamente raccoglie anche risorse. E quindi vogliamo musei che siano più dinamici, lo diceva bene il Presidente del Consiglio, non bastano più i musei con le vetrine dell'Ottocento, con dentro le opere o i reperti. Oggi un visitatore in un museo vuole vivere un'esperienza, vuole il bookshop, vuole i laboratori didattici, vuole la caffetteria. Vorremmo per esempio portare nei musei italiani, io ne ho parlato con i grandi chef, anche in un incontro che abbiamo fatto a Milano con il Ministro Martina, vorremmo che ci fossero più ristoranti nei musei, ma che il ristorante non fosse affidato con una gara semplicemente al miglior offerente, ma che ci fosse
l'eccellenza della cucina italiana di quella località. Se in Toscana la cucina è prendere i più grandi chef e farli legati, siccome c'è questo legame al Museo del Territorio, anche all'identità locale che si manifesta anche attraverso il cibo di quella regione o di quella città in cui il museo è. Quindi sono tante cose messe insieme, è una sfida molto forte, ma io sono convinto per le loro qualità e per l'impegno politico che ci mettiamo noi, e fatemelo dire, anche il Parlamento, perché il decreto Art Bonus che ha originato questa cosa è passato senza nemmeno un voto contrario in Parlamento, che è materia piuttosto rara. Quindi davvero mi pare che ci siano le condizioni per cambiare e fare nel nostro settore quello che il Presidente del Consiglio ci chiede sempre, cioè fare riforme profonde e coraggiose. Grazie.